In questo video vi elenchiamo delle informazioni che sicuramente non conoscete. Iscrivetevi al canale e guardate il video per scoprirle tutte. Numero 13. Distributore automatico di ombrelli. Vi sarà sicuramente capitato di uscire di casa senza ombrello ed essere travolti da un acquazzone improvviso. In Giappone hanno trovato una soluzione comoda e funzionale per questo problema. Un distributore automatico di ombrelli. Invece di erogare bibite gassate o patatine, questa macchina vi lascia scegliere un ombrello da prendere in prestito per tutta la durata dell'acquazzone. In questo modo, l'azienda Dido vuole incoraggiare i cittadini a condurre una vita più spensierata. L'idea ha avuto un tale successo tra la popolazione giapponese che la compagnia sta modificando più di 500 distributori di bevande nel paese. Numero 12. Onde virtuali. I cartelloni pubblicitari sono delle installazioni enormi dove è possibile esporre ogni tipo di prodotto. Un tempo consistevano in semplici immagini, ma grazie ai progressi della tecnologia è possibile avere dei brevi video che si ripetono su uno schermo virtuale. Ne avete mai visto uno simile? Questo acquario trasparente contiene delle altissime onde virtuali che sembrano infrangersi contro i passanti. Gli schermi sono stati installati sulla facciata dell'edificio SM Town, Coex Artium di Seoul, in Corea del Sud. Questa esposizione è composta da 31.000 pannelli LED. Numero 11. Laghi termocarsici. Il fenomeno che permette di estrarre del fuoco vivo da un blocco di ghiaccio non è positivo per l'ambiente, ma è sicuramente bello da vedere. I laghi sono il risultato del riscaldamento globale che sta causando il disgelo e il conseguente scioglimento del permafrost dell'Artico. Queste distese d'acqua nascoste sotto il ghiaccio sono dei laghi termocarsici e contengono grandi percentuali di gas metano. Se facciamo un buco nel ghiaccio in prossimità di una bolla e avviciniamo una fonte di calore, il gas in uscita si trasformerà in una fiamma rovente. Numero 10. Fontana di gelso. Di solito gli alberi forniscono ossigeno, ma in un villaggio del Montenegro è stato scoperto un gelso dal quale sgorgano litri d'acqua. Ne avete mai sentito parlare? Quando il terreno è saturo d'acqua dopo una forte pioggia, i pozzi sotterranei tracimano e la pressione generata spinge l'acqua verso l'alto, tra le radici dell'albero. Il fenomeno non è nuovo per la gente del posto che ha iniziato a documentarlo circa 20 anni fa. Gli esperti sostengono però che il gelso abbia almeno 100 anni, se non 150. Numero 9. Stomaci forti. Agli esseri umani capita spesso di dover rimettere per indigestione o intossicazione alimentare, e non è una bella sensazione. Alcuni animali, però, sembrano trovarlo comodo e lo fanno tutte le volte che hanno bisogno di spazio nella pancia. Stiamo parlando degli squali, che in circostanze particolari sono in grado di rigettare persino il loro stesso stomaco. Le motivazioni sono varie. La più frequente è l'ingestione di materiale non commestibile, come ossa, piume o carapaci di tartarughe. Gli squali si svuotano lo stomaco anche quando avvertono un pericolo. In questo modo perdono peso e possono scappare più in fretta. Altre specie dalla stessa capacità sono alcune specie di rane e di cetrioli di mare. Numero 8. Scala musicale. Molti di noi conducono uno stile di vita sedentario e vorrebbero essere più attivi, ma non è sempre facile. La città di Toronto, in Canada, sta spronando i suoi cittadini a fare movimento con una scalinata interattiva che permette di riprodurre delle note musicali ogni volta che si calpesta un gradino. I cittadini più virtuosi possono comporre intere canzoni o semplici motivetti. La scala musicale canadese è un grande alleato del benessere fisico delle persone. Dopo una camminata sui gradini, quasi tutti si lasciano scappare un sorriso divertito e riprendono la loro attività quotidiana con una nuova carica vitale. Numero 7. Pneumatici luminosi. Quando si parla di pneumatici, si pensa sempre alle classiche ruote di gomma nera. Gli unici elementi che li differenziano sono lo spessore o i cerchioni a cui sono attaccati. Negli anni 60, l'azienda Goodyear ha pensato di dare una svolta al mercato degli pneumatici. William Larson, chimico, ha collaborato con Anthony Finelli per sviluppare delle speciali gomme luminose. Gli pneumatici erano fatti di un composto poliuretanico chiamato neothane e un vetro incandescente che rifletteva la luce di 18 lampadine colorate.
Il materiale speciale lasciava passare raggi di luce generati dalle lampadine, dando origine a uno spettacolo luminoso che lasciava tanti automobilisti a bocca aperta. Le luci distraevano gli automobilisti moltiplicando il numero degli incidenti e per questo motivo gli pneumatici colorati sono stati ritirati dal mercato. Numero 6. Open Space. Le porte servono a delimitare i propri spazi privati e soprattutto a proteggere la propria abitazione dagli intrusi. Non tutti però si affidano alle porte per mantenere uno stato di sicurezza domestica. Nello stato indiano del Maharashtra il tasso di criminalità è molto alto, ma nel piccolo villaggio di Shani Shignapur, nella stessa regione, la percentuale sfiora lo zero. Gli edifici sono privi di porte d'ingresso e anche serrature, eppure gli abitanti sostengono che non si verifichino furti da almeno 400 anni, perché si sentono tutti parte di una grande famiglia. Il proprietario di un negozio ha dichiarato che quando lascia il villaggio per una o due settimane, chiude il locale con una semplice tavola di legno e al ritorno trova sempre tutto al suo posto. Secondo lui, il dio Shani protegge il negozio in sua assenza e garantisce la pace nel villaggio. Numero 5. Ponte galleggiante. Questo simpatico ponte si trova in Cina e attira ogni anno milioni di turisti che vogliono godere della vista a mozzafiato e dell'esperienza unica. Il ponte è stato costruito nella zona di Shijiazhuang, nella città di Anxi, nella provincia di Hubei. Le immagini che ritraggono le persone che lo attraversano sono davvero ipnotizzanti. Il ponte galleggiante è lungo 500 metri e largo 4,5. Attraversa l'intero corso di un fiume tortuoso, circondato su entrambi i lati da colline ricoperte di vegetazione. È stato realizzato per permettere il passaggio di circa 10.000 persone nello stesso momento. Numero 4. Robot Lego. Avete mai risolto il cubo di Rubik? Questo robot non teme rivali perché è in grado di finirlo in pochissimi secondi. Mike Dobson, il suo inventore, lo ha realizzato interamente con blocchi e ingranaggi marcati Lego. Ha lavorato al suo progetto per un anno intero durante il suo tempo libero, ma alla fine è riuscito a costruire un robot funzionante in grado di risolvere il cubo di Rubik a tempi record. Quando si piazza il rompicapo tra le mani del robot e si preme il pulsante di accensione, la macchina scatterà una foto dei quadrati colorati, analizzerà la loro posizione e invierà alle dita le istruzioni per la risoluzione. Il robottino Lego ha battuto il record mondiale di risoluzione del cubo di Rubik con un tempo incredibile di 3,46 secondi. Numero 3. Surfista di ghiaccio. Quando pensiamo al surf, ci vengono in mente delle persone abbronzate che cavalcano le onde dei mari più burrascosi. Ma in realtà è possibile praticare questo sport avventuroso anche sui fiumi ghiacciati. Il surf è una disciplina pericolosa anche in acqua, ma sul ghiaccio raggiunge un altro livello di rischio. Il surfista Dan, però, non ha nessuna intenzione di rinunciare alle sue imprese sul ghiaccio. Per la maggior parte degli sportivi, un fiume gelato non è una destinazione ideale. Ma Dan sostiene che tutto dipende da come lo si guarda. Le onde sono freddissime e l'acqua è piena di cristalli di ghiaccio che si sgretolano all'impatto. Numero 2. Operazione al cervello. Le operazioni al cervello sono una storia seria, ma riuscireste a mantenere un'espressione composta se vi dicessero che il paziente è un pesce rosso? Il povero George aveva un tumore al cervello che gli impediva di mangiare e nuotare correttamente, e lo aveva reso un oggetto di bullismo da parte degli altri pesci dell'acquario. I suoi proprietari lo avevano comprato 10 anni prima e avrebbero fatto di tutto per aiutarlo. George ha trascorso mezz'ora sotto i ferri e il veterinario gli ha infilato in bocca un tubo collegato a una macchina dell'acqua ossigenata per tenerlo in vita. L'intervento è stato un successo e George è potuto tornare nella sua vasca sano e salvo. Numero 1. Pietra serpente magico. Sul web ci sono molti video che mostrano degli incantatori di serpenti intenti ad estrarre una pietra grigiastra dalla testa dei cobra. La pietra è detta Nagamani e, secondo alcune culture popolari, ha il potere di curare il morso di un serpente velenoso. Gli sciamani consigliano di appoggiarla sulla ferita e aspettare che la tossina fuoriesca spontaneamente, ma queste pratiche non hanno alcun fondamento scientifico. La pietra Nagamani è stata inventata dall'uomo. Gli incantatori di serpenti catturano i cobra,
praticano una piccola incisione sulle loro teste e nascondono la pietra nella ferita. Il sasso viene estratto durante uno spettacolo orchestrato per i creduloni e soprattutto molto doloroso per i poveri serpenti. Avete mai sentito parlare di queste cose? Quale vi ha colpito di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.